tutti e benvenuti a questa piccola introduzione di alcuni elementi di fluidodinamica. Cosa tratterà questa piccola presentazione? Svilupperemo argomenti come il concetto di strato limite che sta alla base di ogni teoria fluidodinamica ed aerodinamica. Da questo andremo a definire quelli che sono i corpi aerodinamici e i corpi tozzi. Da questi tipi di corpi, in particolar modo da quelli aerodinamici, vedremo come si genera, come nasce la portanza e la resistenza su questi corpi. Poi andremo dunque a vedere e a studiare i profili alari, che sono le sezioni di ali di dimensione finita, che poi andremo a sviluppare e studiare successivamente. Concetto di strato limite che comunque svilupperemo all'interno di un'ipotesi che facciamo fin da ora, cioè che il fluido che si va a trattare sia un fluido incomprimibile. Per l'area questo è vero se il numero di Mach in questione è molto minore di 1. Cos'è il numero di Mach? Il numero di Mach è semplicemente il rapporto tra la velocità del fluido e la velocità del suono. Molto minore di 1 vuol dire circa 0,3. Quindi se noi si sta con velocità inferiori a Mach 0,3 si può parlare di fluido incomprimibile. Se invece saliamo oltre il 0,3 questa ipotesi inizia a decadere. Però i concetti che svilupperemo all'interno di fluido incomprimibile possono essere poi esportati in quello comprimibile. Iniziamo subito facendo una doverosa premessa, cioè che è di fatto impossibile spiegare alcuni fenomeni fluidodinamici ed aerodinamici senza conoscere alcune trattazioni di tipo matematico e anche fisico, cioè derivate parziali e totali, integrali finite ed indefiniti, sistemi lineari, sistemi non lineari. Tutto questo vuol dire il calcolo differenziale. Siccome vogliamo fare una piccola trattazione alla portata di tutti, non entreremo nel particolare di queste trattazioni. Il calcolo differenziale ci permette poi di scrivere equazioni fisiche, cioè di bilancio di massa, della quantità di moto e dell'energia, che corredate con opportune condizioni al contorno, condizioni iniziali e caratterizzazione del fluido che si va a studiare, generano le equazioni di Navier-Stokes, che è un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali almeno del secondo ordine fortemente non lineare. Ad oggi non esiste, con gli strumenti matematici che abbiamo, una soluzione in forma chiusa di questo sistema. Ovviamente abbiamo a disposizione però potenti calcolatori che riescono ad ottenere una soluzione anche tridimensionale basata sugli elementi finiti. Ci sono diversi software in circolazione che hanno la possibilità di fare questi calcoli. La premessa a cui volevo arrivare è che conoscere e derivare queste equazioni, cioè le equazioni di Navier-Stokes, non significa conoscere la fluidodinamica per il motivo appena detto, cioè che non abbiamo una soluzione in forma chiusa di queste equazioni, tale per cui si può risalire a predire le forze che agiscono sul nostro corpo. Tuttavia, non conoscere queste equazioni significa non conoscere la fluidodinamica. Prenderemo atto del fatto che non conosciamo la fluidodinamica, ma proveremo semplicemente a scrivere solo alcune equazioni, tralasciando la loro trattazione, la loro derivazione, e ci soffermeremo solo sul significato fisico dei termini che la compongono. Partiamo dunque con il concetto di strato limite, quindi nascita e dinamica della vorticità, e andiamo subito a scrivere l'equazione della dinamica della vorticità per un fluido incomprimibile. Non ci facciamo impaurire dai termini di questa equazione, che a prima vista potrebbero sembrare molto ostici, però diciamo che se le analizziamo uno per uno, come faremo adesso, ci rendiamo conto che poi non sono così difficili da capire.
Cominciamo dai simboli che compongono questa equazione. Omega è la vorticità. Cos'è la vorticità? In termini matematici è definita come il rotore del vettore velocità. In termini molto pratici, si potrebbe vedere come la velocità angolare con cui ruota una particella fluida. T, che è scritto qua su queste equazioni, è il tempo. Ni, questa è una ni, non una v, è la viscosità del fluido che andiamo a trattare, in particolar modo dell'aria. Trovandoci sulla Terra, qualsiasi fluido che conosciamo è un fluido reale, quindi porta con sé una viscosità. Questa viscosità è un coefficiente che ha una dimensione di una superficie diviso un tempo. Per fare un piccolo esempio non reale, se un fluido avesse viscosità pari a 1, vorrebbe dire che in un secondo si diffonde di un metro quadro. V è la velocità del fluido che andiamo a considerare, in particolar modo noi, trattando di fluidodinamica e di aerodinamica in particolare, considereremo l'aria. Quindi andiamo a leggere questa equazione. d omega su dt più v. Questo punto è un prodotto scalare, quindi V scalare gradiente di omega uguale a ni per Laplaciano di omega. Questo è un operatore matematico che noi nella nostra trattazione tralasciamo completamente e analizzeremo solo il significato fisico. Questa equazione può essere riscritta come d grande di omega in dt uguale a ni Laplaciano di omega. Semplicemente questo passaggio è fatto contraendo questi due elementi insieme. E adesso andiamo a spiegare il perché. Per un attimo non consideriamo la omega, la vorticità, ma consideriamo un'altra grandezza, cioè la temperatura. Ammettiamo che voi siate a Milano ad una certa ora del giorno, diciamo alle 12, prendete il treno e andate a Roma. Qua c'è Roma. E arriverete a Roma alle 18 la sera. Quindi voi sentirete una certa temperatura sul vostro corpo delle 12 della mattina di Milano, che per caso ci sono 10 gradi. Voi partite alle 12, arrivate a Roma alle 18 e avrete, questa è una T1, e avrete una certa T2 che agisce sul vostro corpo, che potrebbe essere 20 gradi. Sul vostro corpo agisce una variazione di temperatura per il fatto che voi prendete il treno alle ore 12, ma arrivate alle 18. Questa è la derivata della temperatura rispetto al tempo, cioè la variazione della temperatura per il fatto che il tempo trascorre. Ma non solo. Siccome voi avete una velocità verso Roma, se la temperatura da Milano a Roma varia, cioè una variazione spaziale, non temporale, quindi voi la prendete alla stessa ora, alle 12 a Roma e alle 12 a Milano, a Roma è 20 gradi, a Milano è 15, ho un gradiente di temperatura che va da Milano a Roma positivo, voi vi state muovendo in un campo in cui c'è un gradiente, quindi sul vostro corpo sentirete l'effetto di questa variazione spaziale. Quindi la somma del fatto che voi partite a mezzogiorno e arrivate alle 18, più il fatto che voi vi muovete da Milano verso Roma, causa una variazione totale della temperatura. Il ragionamento è lo stesso per quanto riguarda la vorticità. Quindi la variazione totale della vorticità dipende da quanto la vorticità stessa varia, diffonde, scusate, nel campo. Quindi cosa rappresenta questo termine ni Laplaciano di omega? Rappresenta la variazione della vorticità delle particelle fluide causata dalla diffusione per effetto della viscosità. Se noi prendiamo due particelle fluide, la prima ha una certa vorticità omega. E ipotizziamo che la seconda si trovi in un campo in cui non è presente la vorticità, quale sarà l'effetto del fatto che questa particella ruota con una certa omega? Per effetto appunto della viscosità del fluido, la particella si mette in moto, quindi aumenta la sua velocità a una certa v. Se invece consideriamo ancora due particelle, la prima che ruota con una vorticità omega, la seconda però è se ancora in un campo in cui è presente vorticità, succederà che per
per effetto ancora della viscosità, che l'altra si mette a ruotare ma nella direzione opposta. Piano piano queste due vorticità si uguaglieranno e quindi questa omega tenderà a scomparire. Da notare una cosa molto particolare, che in questa equazione qua, quindi nella variazione della vorticità totale, non è presente un termine dissipativo. Cioè la vorticità non dissipa, l'unico modo che ha per variare nel tempo è quella di diffondersi nel campo. Esiste un principio fondamentale, che è quello della conservazione della vorticità totale, conosciuto anche come teorema di Wu, che dice esattamente questo. Ancora una volta non facciamoci spaventare dalla simbologia, che adesso andiamo a commentare. Dice: la variazione rispetto al tempo. Questa è un'integrale che non è altro che una somma. L'integrale è una somma di piccoli elementi finiti. Se io faccio la somma di tutta la vorticità presa in ogni piccolo spazio del mio dominio, del mio luogo che vado a considerare, la sua variazione rispetto al tempo è uguale a zero. Cioè, questo vuol dire che se c'è una vorticità, considerato il mio corpo, altri corpi e tutto il dominio che posso prendere, quindi tutto il campo, questa vorticità rimarrà costante. Quindi, se io prendo il mio corpo, lo metto in moto con una velocità v in quella direzione, nella direzione verso sinistra, è come dire avere un fluido che si muove alla stessa velocità ma verso destra, e io prendo tutto il campo. Il mio dominio è tutto quello che io posso prendere. Sulla superficie del mio corpo io ho una condizione di non slittamento, cioè la particella che arriva, impatta qua, non può scivolarci. Quindi la velocità che lei avrà in questo punto, cioè sulla superficie del mio corpo, sarà pari a zero. Cioè la velocità sulle pareti del mio corpo è uguale a zero. Se io faccio un ingrandimento, quindi della superficie del mio corpo, o che la velocità avrà un profilo di questo genere, cioè tende a zero man mano che ci si avvicina alla superficie del corpo, per poi arrivare invece alla velocità che ho all'infinito, a monte del mio corpo, quando sono a una distanza sufficientemente lontano dalle pareti del mio corpo. Per il fatto che io ho una no slip condition, quindi che sulle pareti il fluido non può scorrerci, e quindi qua ho velocità 0, ma poco più avanti ho velocità diversa da 0, vuol dire che la particella che è qui si metterà a ruotare con una vorticità in senso orario. Adesso andiamo a introdurre uno dei numeri fondamentali assieme al numero di Mach per tutta l'aerodinamica, che è il numero di Reynolds. Riprendiamo quindi l'equazione della dinamica della vorticità. Andiamo a considerare il termine convettivo, che è V scalare gradiente di omega, che mi rappresenta quanto incide la velocità rispetto alla mia vorticità, e il termine diffusivo. Se io faccio il loro rapporto e ne faccio un'analisi dell'ordine di grandezza, ottengo che, non ci soffermiamo su questi calcoli perché deriverebbe dal fatto di fare le derivate, fare un prodotto scalare, eccetera, eccetera, quindi prendiamole come sono. Andando a sviluppare questi conti, si vede che questo rapporto è uguale a U per L diviso Ni. Allora, U è una velocità, quindi metri al secondo. L è una lunghezza, quindi metri al secondo per metri fa metri quadri al secondo. Ni è un coefficiente diffusivo che ha quindi dimensione in metri quadri al secondo, quindi questo rapporto è adimensionale. E questo U per L diviso Ni è esattamente la definizione del numero di Reynolds. Cosa vuol dire questa definizione del numero di Reynolds? Qualora io abbia un numero di Reynolds abbastanza elevato, cioè molto maggiore di 1, vuol dire che tutto quello che c'è al numeratore è molto più grande di tutto quello che c'è al denominatore. Quindi il termine convettivo V scalare gradiente di omega vince
su quello diffusivo. Questo vuol dire che la mia omega viene portata a valle dalla velocità molto più velocemente di quanto non riesce a diffondersi nel campo. Qua io ho una velocità v che tende a portarmi a valle la mia omega, la mia vorticità, più di quanto la mia omega riesce a diffondersi nel campo. Questo vuol dire che la vorticità resterà confinata all'interno di uno strato piccolo all'esterno del mio corpo di altezza delta. Indovinate un po' come si chiama questo strato? Si chiamerà strato limite, in inglese boundary layer, in spagnolo camada limite, in francese couche limite ed in tedesco si dice Grenzschicht. Nel prossimo video vedremo quali effetti ha il gradiente di pressione sullo strato limite, inoltre inizieremo ad analizzare le forze fluidodinamiche agenti su un corpo, per poi iniziare a parlare di nascita, di portanza e di resistenza. Arrivederci a tutti.